Ciao e benvenuti in Agenzia Amore, agenzia per single. Obiettivo che si pone da sempre Agenzia Amore è sempre quello di trovare la propria anima gemella, ma oltre a questo offre anche un supporto nella fase di conoscenza. E ecco perché oggi abbiamo Camillo Scavo, è un mental coach e un love coach ed è anche una figura che aiuta nella parte di comunicazione e nella parte di conoscenza delle relazioni tra uomo e donna. Oggi parliamo di un primo argomento e sono tre errori antiseduzione. Sì, ciao Iana, un saluto a tutti. Parliamo di questo argomento che è molto importante perché quello che dico io sia nei corsi ma anche nelle coaching individuali è se dobbiamo partire da qualcosa, in primis evitiamo di fare errori, no? Che già è un primo inizio. Allora, gli errori quali sono? Spesso sono degli errori che non ci rendiamo neanche conto di fare. Il primo che ho individuato è cercare di convincere l'altra persona di tutte le nostre qualità. Ora, perché questo è un errore? Perché quando io intanto cerco di convincere qualcuno, sono in maniera subordinata a quella persona, è come se dovessi per forza dimostrare qualcosa. E questo arriva dall'altra parte come un qualcuno che forza la mano e che non vive in maniera disinvolta e serena la conoscenza. Noi non dobbiamo convincere l'altra persona, ma dobbiamo attrarla, che quando io convinco è come se spingessi, no? Dall'altra parte. Quando attraggo è una calamita che porta l'altra persona ad avvicinarsi a noi e questo già cambio di mentalità porta a vivere in maniera più disinvolta la conoscenza, soprattutto puntando a rafforzare la fiducia in noi stessi perché poi tutto quello che viene è una dolce conseguenza. Questo Certo, è il primo. le cose forzate non sono mai, diciamo, giuste, quello da fare. Esatto, quando forziamo c'è sempre qualcosa che non va. Andiamo sul secondo? Sì. Altro errore antiseduzione è la pesantezza e questo purtroppo anche qua pesa nel vero senso della parola. Perché? Perché se ci pensi, Iana, la bellezza di una nuova conoscenza è proprio la leggerezza, no? Qualcosa di nuovo, una bella novità, una ventata d'aria fresca che entra nella nostra vita. E quindi se ci pensi, nella leggerezza nascono le relazioni, ma finiscono quando sono pesanti le cose. Quindi direi di iniziare a vivere con leggerezza fin da subito e non con pesantezza la conoscenza, iniziando a viverla proprio momento per momento, come se fosse proprio una fase a sé, senza pensare troppo a quelle che potrebbero essere le conseguenze, perché tanto quelle arrivano. Ma se io inizio a pensare già dall'inizio a tutte quelle che possono essere le varie conseguenze, questo proprio ammazza letteralmente la conoscenza stessa, oltre che fa scappare le persone, perché se questo è l'inizio, le persone pensano, poi figuriamoci il resto. Quindi evitare la pesantezza e inserire la leggerezza. Condivido in pieno perché comunque già viviamo una vita magari frenetica, stressante, di nostro, diciamo, ecco, e ci vuole anche un po' di leggerezza. Vero, abbiamo già tante cose a cui pensare, quindi mi sembra pure il caso di alleggerire le cose. Andiamo sul terzo, e anche qua andiamo su un classico che sono sicuro è capitato a tantissime persone, il confronto con il passato, cioè conoscere una persona cercando quelle caratteristiche magari che c'erano nel nostro ex o nella nostra ex, che non troveremo mai per ovvi motivi. E quindi cosa facciamo? Iniziamo una conoscenza cercando queste caratteristiche che non ci sono e ci buttiamo giù perché ovviamente non le troviamo, no? E quindi qua la frittata è fatta. Il passato appartiene al passato e quindi se c'è stato non vuol dire che per forza dobbiamo trovare delle persone uguali a quella persona, anche perché se è finita la relazione un motivo ci sarà. Ma iniziare a vivere la conoscenza confrontandola solo con noi stessi e non con ex o persone che non ci sono più nella nostra vita, perché questo ci porta inevitabilmente a non andare avanti, o almeno abbiamo l'illusione di andare avanti, ma in realtà stiamo guidando la macchina guardando lo specchietto del televisore e quindi questo sicuramente non ci fa andare bene nella direzione giusta. Certo, bisogna anche pensare al presente e al futuro e non sempre soffermarsi, diciamo, e vivere nel passato. Sono d'accordo con te in questo senso. Va bene, ci siamo, dai. Grazie Camillo, grazie mille. Io vi invito ad andare sul sito agenziaamore.it e ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti. Ciao!